Bella a tutti bro, eccoci in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Cry of Fear. E questo video, cioè questo gioco, il video di questo gioco in poche parole, deve uscire il 31 ottobre. Però purtroppo, come di solito, per problemi di registrazione non sono riuscito a caricarlo. Perché ho fatto una live, cioè un video, non una live, un video, visto che live non lo posso fare. E in cui ho fatto per 3 ore 28 minuti e un po' di secondi sono stato a giocare finché non mi hanno chiamato per uscire. Quindi ho staccato il video, sono tornato, ho trovato il microfono mutato, sono andato a sentire la registrazione, 3 ore di video perse. Porco Dio. Quindi, e avevo anche registrato con Action, quindi con la webcam, per farvi vedere i miei cazzo di spaventi. Però porca puttana, adesso ovviamente non ho la non sto registrando con Action perché mi fa schifo, e quindi registro con Fraps, e all'incirca sono con lo scopriremo tutto il gioco adesso. Quindi guardate, vabbè, questo qua poi era un altro che avevo fatto per vedere se ci uscivo, cioè se usciva il video. Perché poi ho cancellato tutto il salvataggio. Ok, giochiamo. Ok ragazzi, io salto il primo video perché spiega un po' il gioco, praticamente. Però quelle le animazioni le lascio vedere. E non sto neanche a tradurre tutte le frasi in inglese perché le lascio leggere a voi. Ok ragazzi, questa è la prima parte e so cosa uscirà alla fine, quindi non mettete paura, magari non mi ricordo benissimo, ma allora. Perfetto. Ok, ecco ragazzi. No, mi sa non ero così. Guardate. No. Ecco ragazzi, qui spunta qualcosa. Non vi mettete paura, io magari non guardo perché comunque urla. Anzi, più che altro mi tolgo le cuffie. Perché urla e quindi andiamo a vedere. Ok. Comunque ho abbassato di tanto il volume perché sennò non si sentiva la mia voce. Anche perché il mio computer è down e ha abbassato tutto. Did I get here? Perfetto ragazzi, eccoci già qui partiti nel capitolo 1 Lost in a City. Un'ultima cosa che mi sono appena ricordato. Questa serie ci accompagnerà per molto perché oltre ai vari capitoli, che non è solo uno e che soprattutto sono lunghi, oltre ai vari capitoli ci sono i vari boss, ci sono anche le custom map, chiamiamole così. Quindi ci accompagnerà ancora per molto, poi scaricherò anche qualche mod e tutto quanto. Sarà una specie di amnesia, che poi farò anche quello. Ora intanto dual weldiamoci. Dual weldiamoci il tutto. Dove sei? Ok ragazzi, allora andando accendo la luce, perfetto. Come vedete iniziamo subito con un coltello. Corvo di merda. Ah, mi sembra un gay. Quindi i tasti me li ricordo abbastanza bene, sì, perfetto.
Uè. Ora ovviamente ragazzi, ora ovviamente ragazzi farò come come se le cose non le sapessimo. Ovviamente io le so, quindi voi fate finta di non saperlo per chi l'ha appena guardato. E comunque sto facendo questo questa serie per continuare la serie horror che non la faccio da circa un anno. Anche perché mi cago abbastanza addosso, quindi perché non parla. Allora noi dovremmo uscire da qui se non sbaglio, sì. Perché quell'altra era chiusa. E anche se so la password, non la metto. Ah, siamo in un tunnel, giusto. Want a badge, want a badge. Mi sembra di vedere un gatto. Mamma. Arca Dio. Ah, ora ve lo dico come un piccolo spoiler, per chi non lo vuole sentire vado avanti. Questo era il primo boss. Ciò che è spuntato. Anche se non sono molto credibile, ho fatto finta di mettermi paura. E per fortuna che non richiede batterie. Mi sento qui. Però questo ciò che è un piccolo gameplay, perché sennò allora dopo la premessa lunga 2 anni, che è una Ferrari questa, spoiler dell'Audi e anche il logo fatto male, non mi hanno rubato l'Audi, fatela d'arca bitches. Ah, è fatto anche abbastanza bene con quella grafica. Non c'è. La prima volta che l'ho giocato non è che sono stato a guardare la grafica. The Beatles 54. Ricordatelo ragazzi, perché altrimenti sono stato 2 ore a ricordarmelo. Darrar David. Quindi Darrar David e The Beatles 54. Ah no, Darrar David. Entriamo qui. Rumore di passi. Lo chiamo a Facebook. E seriamente. Lol. 9-2-9-4-2-4. Oi, motherfucker. Ferrarino. Però una cosa, giochi horror ragazzi, giochi horror. Ho visto adesso quella persona che sembrava anche down, poverino. Come cazzo fa a correre così tanto? A meno che non è Gesù Cristo. Porta aperta. Ah, qui era già aperta. Lol. Comunque ragazzi, da qui non mi scagazzo addosso, io devo aspettare un po' di più. Le parti dove non ricordo. Oggi entrerò di fare 2 video però. Ah, qui abbiamo anche la vita e anche la vita e il coso. E la stamina. 9-4-2-4. Yes, bitches. Si scende nel seminterrato. Ok ragazzi, qui
Ok, il primo salvataggio. Saving progress. Ok ragazzi, qui c'è la prima trollata del gioco. Io uscirò da una parte del corridoio, lui mi esponerà direttamente all'altra. Guardate. Non ci si vede un cazzo, non ci si vede. Problema da faga. Hola bitches. Headshot Ed. Devo chiamare la polizia. Dannazione, non c'è segnale. Big, big, big troll. Scompare il corpo. Giustamente. Siringa. Dopo vi spiegherò cosa serve. Già ho perso del... La stamina, porca puttana. Oh, ma sa a far pezzo! Figlio di puttana! Oddio! Ma si bomba. Oh, ne buio, ne buio, ne buio. Devi vederti correre, cavalla! Oh, mi sta a far pezzo. Perfetto. No. Mi fa male il culo, ragazzi. Salvataggio, risalviamo. Oh, nebbio, 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 nebbio. Ok, basta. Ma se io dico con molta... Perché tu fai la baldracca se dico con molta calma e dammi pure sta siringa? Nuca cola! Perché abbiamo mangiato... porco dio! Che bestemmione sta sparando! Ecco, tipo ragazzi, questa parte ho preso lo stesso spavento e non mi sono mai ricordato. Perché ve lo giuro ragazzi, questa parte io la sapevo, ma non ricordavo. Ok, siamo ritornati in città. Ok ragazzi, questo è un brutto pezzo per me. Ok, ok, non è più brutto pezzo. Perché nell'ultimo video ci sono stato 4 ore a salire queste rampe. Per poi niente. Sono entrato in salto. Ok, non spaventatevi qui ragazzi, eh. Cioè, non qui. Ma sigaretta non molto. Io dovrei pensare al quarto piano.
Lo sapevo, eccolo. E il bambinello che mi fa... E mori, mi sta a far pezzo, sto pezzo di merda. Madonna, quanto sei brutto. Ciao, c'è un selfie. Ci metti pure il flash, eh? Quanto sei bello. Quanto sei buono. All in, bitch. All in, bitches. Non si può fare niente. Non si può fare niente. Siamo solo che attaccarci al cazzo. Position deva. Ma se io tipo casco e me la scappo. Si può fare. Allora quarto piano. Terzo. Niente, buona pace. G-man. Oh. Fourth floor, quarto piano. Tether want badges. Quindi se io da qui sono entrato. Manca il secondo piano da guardare. Aspettate, aspettate ragazzi, aspettate che mi è venuto un attimo un flash. GG. Want badge. Parkouriamola questa parte. Zieta. Te faccio il pezzo di tua madre. Slowed from the other side. Want budge, want budge. Eccolo qua. Come pare. Giusto. E qui c'era la siringa. Com'è il locked? Oh, oh, oh! Porco zieta. Quella pecorona maiala. Perché sti colpi? Ora ragazzi. Era questa se non sbaglio. Yes. Ho un locchetto alla porta. Ho visto. Ora però ho bisogno di una siringa. Siringhiamoci. Mammeta. Ma che fai? Sbirci quelli che fanno l'amore nel letto, puttana. Sto porco. E vaffanculo, ma la sua buona infame sei. E io ti faccio il pezzo. Ma tu pure ti morì quando ti faccio il pezzo. Una crepa nel muro. E ma quando l'ha sfondato io però non si è sfondato. Non mi devo bloccare. What the fuck? Io c'ho pure spunto qualcosa dietro. Se ti fidi una puttana sono capace. E zompa. GG. Chiave.
Oh yes. Tua madre want budge. Lo so che ho bloccato la porta. Andiamo a salvare perché sto qua, ragazzi, è un momento epico. E comunque ha scoperto tutto. Perfetto, ragazzi. Non so da quando sto registrando, ma io stopperei qui il video senza neanche fare troppi tagli. Perché più che altro i tagli li vorrei fare su video un po' più decenti. Andando alla dual wipe con questo. Da qui, ragazzi, ricordo poco e niente. Quindi dovremmo andare più altro. Più che altro intuito. Quindi qui non ricordo né spaventi né niente, tranne che qualche mostro che incontreremo più in là. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, bro.